It's good to be a dwarf under the giants. Non c'è forse luogo al mondo, se non altre città italiane, in cui la densità storico-artistica è così forte e quasi impenetrabile, direi, come a Firenze. Ma questo rumore, direi quasi glorioso, straordinario, del passato viene invece ad aprirsi con la presenza degli artisti, dei maggiori, dei grandi artisti del nostro presente. Spiritual Guards è l'incontro tra un artista totale, un innovatore qual è Jan Fabre e la città di Firenze. The reason I think why Jan Fabre is a contemporary Renaissance artist is because he is someone, there are three pillars of his art which are very present, is the relation of art, religion and science. Breeds the spirit of the city, the spirits of Renaissance, of innovation, of renewal, of being very rooted in the past and knowing very well your soil. I think the basic idea is from the concept that in the Forte Belvedere, the Scarabaeus with the staff and the cross, they are the kind of spiritual guards. The Scarabaeus as a kind of chevalier, warrior, the oldest computer in the world. Also we in the Palazzo Vecchio, the angel with the feet together, is also surrounded by spiritual guards with the paintings, with the angels in armature. So it's the theme, it's essentially a little bit the idea to protect the vulnerability of beauty. The vulnerability of tradition, the vulnerability of humans, the vulnerability of art. Tutte le opere sono state scelte e selezionate in stretta connessione con gli spazi che le avrebbero ospitate. C'è un filo che lega Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria e Forte di Belvedere. Tutti i lavori che abbiamo scelto sono collegati concettualmente. Sono oltre 70 lavori in bronzo, cera e film che documentano le performance. 70 lavori realizzati da Jan Fabre tra il 1978 e il 2016. I think a lot of my work is about the idea of creating a new skin. Come curatrice abbiamo accettato una sfida qui a Firenze. Abbiamo voluto ridurre la distanza tra l'arte contemporanea e l'arte del passato, ma anche tra l'arte contemporanea e il pubblico. Perché questa mostra è anche in strada. L'esperienza dell'arte contemporanea non è relegata ad ambiti ristretti, a spazi fin troppo autoreferenziali, ma a un luogo condiviso dalla popolazione mondiale. Direi che l'amicizia e anche la competizione però artistica fra Italia e paesi fiamminghi è stata fortissima durante l'umanesimo e poi nel Rinascimento. La presenza di un artista come Jan Fabre rinnova una sorta di competizione, di confronto alto che già nel Rinascimento ha fatto molto bene all'evoluzione dei linguaggi.